Eccoci da voi. Allora, parliamo di questa, allora, di questa ricetta. Siamo pronti a preparare un risotto che ci aiuta a tenere a bada il peso. Potremmo perdere peso mangiando di più rispetto a 100 grammi di riso in bianco. Andiamo con lo chef Andrea Tiberi a tostare lo scalogno. Quindi andiamo a inserire nella nostra pentola per cuocere il risotto lo scalogno. Lo andiamo poi a tostare senza aggiunta di grassi, ma sfumiamo con il vino, perché ci terremo da parte i grassi per mantecare questo risotto e renderlo super super goloso, risparmiando i grassi della tostatura iniziale. Ma importantissimo, attenzione, quando noi abbiniamo a 100 g di riso 200 g di verdure, cioè il doppio del peso, andiamo a ridurre l'assorbimento dei carboidrati, dei grassi del nostro piatto fino ad un 20%. È quello che dicono le evidenze scientifiche. E quindi, preparando un risotto con i broccoletti, come facciamo oggi perché sono di stagione, utilizzando il doppio del peso della verdura rispetto al peso del riso, andiamo ad assimilare il 20% in meno delle calorie di un riso in bianco. Quindi andremo poi a mantecare questo risotto. Adesso lo scalo. Ovviamente per motivi di tempistiche, noi ce l'abbiamo già precotto perché non abbiamo 20 minuti per aspettare la cottura, andiamo a mantecare il nostro risotto con del parmigiano reggiano stagionato più di 30 mesi, perché ne potremo utilizzare pochissimo ma dando tantissimo sapore, e con dei pinoli. Quindi ecco un piccolo trucco che possiamo imparare tutti quanti, quello di abbinare sempre alla pasta o al riso il doppio di peso di verdure, perché queste da un lato riattiveranno il nostro metabolismo, perché sono ricche di vitamina del gruppo B, che sono quelle vitamine che riattivano il nostro metabolismo, dall'altro lato ci fanno un vero e proprio sconto sulle calorie che andiamo a mettere nel piatto. Beh, mi sembra molto interessante questa cosa. Allora, a questo punto io direi, vediamo un attimo gli ingredienti, riassumiamo gli ingredienti e la preparazione. Certo, allora per due porzioni abbiamo 140 g di riso carnaroli, 280 g di broccoletti, andiamo a mantecare con 30 g di parmigiano reggiano stagionato oltre 30 mesi, sfumiamo con il vino bianco scalogno per fare il nostro soffritto, solo un grammo di sale, e poi andiamo a decorare con dei pinoli che abbiamo precedentemente tostato. Ed ecco qua, il gioco è fatto. Buonissimo, perfetto, grazie, grazie Chiara, ci vediamo la prossima settimana, grazie allo chef Andrea Tiberi. Interessante, professoressa. Molto interessante, direi che una dieta e uno stile di vita sano è quello che noi vogliamo già prima dell'inizio della menopausa, per accompagnare le donne e ridurre appunto questi anche alterazioni metaboliche di cui parlavamo prima. E allora grazie.